Primavera torna Good de France, quarta edizione dell'iniziativa di promozione dell'enogastronomia e dello stile di vita francese, con la partecipazione di oltre 3.000 ristoranti che nei 5 continenti celebrano la gastronomia francese. L'evento clou si è tenuto a Roma presso la sede dell'ambasciata di Francia in Italia, dove l'ambasciatore Christian Massé ha ospitato un convegno moderato dal regista Jonathan Nociter, con Lucio Cavazzoni, il fondatore della cooperativa Alcenero, Oliviero Langer, chef bretone e specialista delle spezie, e 3 viticoltori italiani e francesi. Quest'anno abbiamo un'edizione stupenda di Goût de France, che è proprio un incontro italo-francese sul vino e sulla gastronomia biologica. E l'idea è che siamo 2 paesi pionieri in questo campo, perché siamo 2 paesi di tradizione radicati nel territorio, e questo adesso si esprime di maniera nuova tramite lo sviluppo dell'agricoltura biologica e dei vini biologici e biodinamici. È anche un motivo di grande fierezza per tutti, per ambedue i paesi, perché stiamo esportando a paesi come gli Stati Uniti, il Giappone, eccetera, e adesso diventa veramente prodotti d'eccellenza delle nostre tradizioni di agricoltura e di gastronomia. Stasera abbiamo riunito qui dei pionieri italiani, francesi straordinari. Le persone, come cittadini, hanno capito che il gesto dell'agricoltura sana non è una cosa di fighetto, non è una cosa carina da fare, non è alla ricerca, come diceva Giovanna o Lucio, l'eccellenza, che sono parole vuote. Qui stiamo parlando, sì, ovviamente, di persone che si impegnano a portare i vini e il cibo più saporito che ci sia, più autentico e più espressivo della diversità dei sapori, ma questo è quasi banale in confronto all'impegno molto più profondo di cui parlavano tutti, e ognuno è diverso dall'altro. Poter parlare di agricoltura in modo così, con un senso etico e con il senso proprio della bellezza, della vita e della terra, in un'ambasciata, nell'ambasciata francese che ci sta ospitando, che è un posto meraviglioso, ti fa capire quanto può essere possibile un'apertura di relazioni. Relazioni con il mondo che non hanno bisogno di confini politici, ma di una grande apertura, perché veramente la terra e il pianeta sono di tutti. Cette création de liens, mais créer du lien libre. Et les vins, qu'on peut appeler libres aussi, des vins naturels, les vins libres, et cette alimentation biologique est là pour recréer du lien et pour lutter contre l'anonymat d'une marque dont la seule qualité c'est de ne pas être cher. Anche in Italia fioccano le proposte di menù e cucina d'Oltralpe. Da Milano, ad esempio, lo chef Nicola Stamm, 2 stelle Michelin, ha preparato un menù speciale in collaborazione con la regione Alsazia. Poi ancora in Campania, Toscana, Sicilia e Calabria, prestigiosi ristoranti si sono cimentati in partnership culinarie italo-francesi. A concludere la serata, una prelibata degustazione di vini biologici e biodinamici e le pietanze dello chef dell'ambasciata.